E che giorno è oggi? Il 20 agosto del 2010. Sei felice di prendere l'aereo? Tantissimo. Cosa ti piace dell'aereo? Volare e vedere il paesaggio. E chi c'è là che parla? Presentami un po'. Ludovica. Dove stiamo andando? In? In Norvegia? Che cosa pensi di vedere, Julie? Il mare e poi? E le montagne. Papà, sei contento di partire? Eh? Sei contento di partire oppure no? Da morì. Una fatica. Voglio tornare in ufficio. Vero? Voglio tornare in ufficio. Papà, ma così le fai dispiacere? No, voglio tornare in ufficio a lavorare per fare un altro viaggio. Eh? Vero? Te l'abbiamo segnato, eh? Sì, sì. Ciao Lu, grazie tanto che ci ha portato in vacanza. Ma mica partite, parto io solo, tu sei venuto a accompagnarci. Un mese intero di preparativi tra passaporti, certificati, valigie, apri le valigie, richiudi le valigie. Scordati il biberone. Siamo finalmente all'aeroporto, ma c'è un problema. Mia figlia la vuole conoscere? Amica? Urs. Cosa? Urs. Signore, com'è andata la pesca? Com'è andata la pesca? Ehi, signori!
dire che ora mia figlia, sì, guardandomi con l'occhio dispiaciutissimo, con la pasta bianca mi ha detto: non mica la butti. E c'ha ragione. Era quella bianca. Secondo me era buona anche quella bianca. È un peccato. Com'è andata la notte? La notte, guarda, con il palumbo è stata una cosa pazzesca. Una galera, una cella, se la immagina così. Anni 70, nel senso che c'hanno 70 anni ste cose, col lavandino del terzo braccio. Però le bambine sono contente, vero Giulia? Poi abbiamo fatto un amichetto, guarda. Questa è la suite, cioè infatti due stanze, vedi? C'è un letto aggiuntivo qua, con il suo tavolino, e qua e l'altro letto di qua. Amico. Ma il pezzo forte, signori, è questo. Vado ad accendere la luce. Il bagno. Il bagno de pora nonna. Questo è, tu dici, è questo, basta, finito. C'è pure la doccia. Il bagno de pora nonna. Non può quello togliere. Bagno in mezzo, così. Capito? Com'è giù, Ale? Come va? Testa bassa? Come si è allagato tutto? È tutto allagato qua, eh? Alessia chiede se c'è il pavimento o quello che si riscalda. C'è assetto, c'è sta pavimento qua. Di Ale, come sta facendo i cosi? I cambiamenti. I cambiamenti qua dell'architettura. Allora, i letti li ha già girati, prima vedete la spalliera e li ha messi così perché c'ha più senso. Giulia, come va? Aspetta, lui va bene. Si è legato tutto, ma come è successo? Ale, che stai facendo con sto letto? La porto di là, se no devo dormire da sola come una povera disgrazia. Ma ci passa? Sì. Aspetta e ti aiuto, eh. Thank you.